Un motivo di orgoglio è che in qualche maniera ci ripaga ovviamente dello sforzo che quotidianamente mettiamo in campo per coniugare la correttezza delle procedure con anche la correttezza sostanziale. Naturalmente questo è un passaggio importante e su cui fondare una base per poi poggiare su basi solide l'attuazione delle politiche regionali che prenderanno nuovo slancio dopo l'approvazione del rendiconto e del conseguente assestamento.